Prosegue lo screening di massa voluto dall'amministrazione comunale, si è partiti dai più piccoli, come sta andando? Con grande prudenza, come tutte le cose intelligenti hanno bisogno, questa è una novità, siamo uno dei pochi comuni che lo ha fatto in autonomia insieme ad altri, penso a Montevarchi che ha cominciato prima di noi, però sono quelle cose che hanno bisogno di pazienza, di attenzione, soprattutto hanno bisogno che le persone decidano con grande libertà e con grande tranquillità, quindi non conta il numero della giornata, conta il fatto che questa città abbia dato un'opportunità di sicurezza sanitaria, questo era il nostro obiettivo e quindi non abbiamo fretta, abbiamo soltanto voglia di dare risposte di tranquillità e sicurezza. Quanti bambini si sono sottoposti attualmente all'esame e ci sono già gli esiti? Dunque, mi pare che siano intorno a 500, ora però il dato esatto non ce l'ho, il dato buono è che la percentuale di positività è veramente molto molto ridotta e questo ci dice molto anche sull'andamento, perché questi sono test che hanno la funzione anche di segnare l'andamento di una pandemia. Ricordiamoci che abbiamo un po' la spada di Damocle sopra la testa tutti circa la possibilità di una terza ondata, quindi il tema non è l'oggi, il tema è oggi, ieri, ma soprattutto domani, e le politiche di prevenzione hanno sempre bisogno di tempo. Vanno ancora sottoporsi i ragazzi se lo vorranno? Certo che sì, ma stiamo ragionando col sindaco anche ad un'estensione temporale di campione. Ripeto, non saremo valutati sulla ora e sul tempo, ma saremo valutati sull'opportunità.